violente o crudeli. Silent Hill 4, la sta, proprio Silent Hill, scritto così, la stanza. Mo vatti a ricordare, che cazzo. Cioè, scusate la... Silent Hill 5 Orione. Madonna, che spavento, mi ero ricordato che stava girato quello. Ma che avevamo addosso? La bambola, così... Boh, vabbè. Palle che non ti fa vedere bene le descrizioni, come... Ecco. Perché la bambola è data dall'uomo seduto sulle scale del palazzo. Chiave a tutti gli appartamenti del palazzo, anzi abbiamo anche 303, carta con sopra la specie edificante demone. Ah! Ma si è tappato il buco. E c'è il sangue. Ma, e mo? Questa è una sorpresa. C'è un'altra capa di bestia. Sveglia anche un demone malefico. Infatti. Che cacchio devo fare? Mi metto a dormire di nuovo, non lo so. Devi chiamare la zanzara. Usa le quattro placche in lavanderia. Su cosa le devo usare? Crei un tunnel. Sì, ma non vedo posto dove, cioè, non vedo un fessure dove inserire le placche. Prendi il talismano. Oh, raga, prima mi dite le placche, poi il talismano. Ah, mo sì. Diavolo. Dopo aver celebrato il rito della Sacra Assunzione, altri mondi sono comparsi nel suo universo, che sta iniziando a gonfiarsi in maniera grottesca. Ma il suo universo è diverso dal nostro, ha i suoi limiti, e dentro i limiti di quell'universo comanda lui. E nella parte più remota del suo regno c'è sua madre. Mio padre. Ah, mo abbiamo aperto un buco più grande ancora. Il buco. Tutte storte le stanze. Le chiavi della moto. C'è un taglierino? Taglia carta. Un pisellone. Oh, la terza volta che mi sbaglio. C'ho un pisellone. Grazie del terzo mese. Ho perso la chiave della stazza. Ho perso la chiave della stazza dell'ospedale di Aileen Galvin. Era una paziente ricoverata con lesioni molto gravi. Mi domando se non l'ho lasciata in una delle altre stanze dell'ospedale. Spero proprio di no. Come lo stai trovando rispetto ai Silent Hill? Mi sta piacendo un po' meno. Ah, ma è la stessa stanza questa. Sì. Ma
Allora sono coglione, aspettate. Ma è una prigione questa? No, una lavanderia. Che cazzo è? Una lavanderia. No, è un ospedale, semplicemente. Allora, questa è la stanza da dove siamo entrati e siamo usciti da qui. Questa è l'altra stanza. Proviamo questa. Che è sta roba? Hanno fatto lo ship e hanno buttato la borsa. Ecco, lo sapevo. Che ci fa qui una borsa da donna? Deve appartenere a Eileen. Vuoi prendere la borsa di Eileen? Sì, è la borsa di Eileen. Borsa di Eileen. Arma solo per Eileen. La borsa di Eileen in grado di causare qualche danno. Il fatto che stiano iniziando a comparire tante cure mi sta... mi sto un po' destabilizzando come cosa. Non ero pronto. Ma ruttano. Mo' il doppio calcione. Ah, necessitavano del secondo. Sta stanza che non c'è niente? C'è la fiala. Non l'ho vista. Ah, eccola. Ma non posso portarla, allora. Devo iniziare a svuotarmi un po'. Madò, che odio sto fatto dell'inventario in sto gioco, porca puttana. Queste chiavi non mi servono più, giusto? Ah, è un'arma al tagliacarte. Intanto io ho il mio tubo. Come sempre, l'arma migliore del gioco. No, c'è più di un piano, merda. Ma c'è la barra qui. Che schifo. La barra! Madò, raga, che riflessi. Il revolver. C'è un'altra troia ruttante qui. Una coppia di troie ruttanti. Ma... raga, il fatto che letteralmente ruttino è una cosa orribile. Madò, che cazzo c'è con questa... diavolo, è una specie di cordone ombelicale. Che schifo. Fiori secchi. Questo cos'è? La candela santa. Che abbiamo qui? No, no, la devo prendere, altro che no. Tutto imbrattato, tutto cacasburato. Che schifo. Cioè, qua c'è un terribile fetore. Cosa c'è dietro questo telo? Ma io non ci tengo tanto a scoprirlo. Se devo essere sincero.
Porca puttana. Questa mi ha un po' impressionato. Dove cazzo sono? E che ho risolto in questa stanza? Boccetta. Non posso prenderla. Madonna, che odio sto fatto dell'inventario. Ah, vaffanculo le sedie a rotelle. Sono mucchi di lastre da cadere. Sono lastre di lì in queste. Vedo delle gambe che sporgono da sotto il telo. Ah. Eileen, relax. Oh, sta poco scossa la tizia. 2021. Esatto. Calmati! Calmati! I don't know where to start. There was this strange hole in my room. I saw people getting killed. All these weird other worlds. And I saw you get attacked too. Talking about. I'm supposed to believe that? But it's true. And there was a kid with you. A kid? C'era un bambino con te. This place. Where is it anyway? I don't know either. But I do know that if you get killed here, then you die in the real world too. Anyway. The only way out of here is through that hole. Dicono tutti così. Vorrei vedere le altre stanze prima, però. E madonna, son. Ma qui devo passare a fare un secondo giro di accattonaggio di roba. E poi chi cazzo aveva visto? Togliti di mezzo, piscuana. Ok. Senti, le mazze da golf sono la cosa più inutile che c'è in sto gioco. Aspetta, siccome ho esaurito la mazza. Posso prendere la fialetta che si trova qua. Ehi, pare che ti ho fatto vegliare. Chissà che spavento, cretina. No, comunque queste che ruttano non si possono sentire, Scusa, Zemba, quale sarebbe? Cosa sarebbe della lore il root? La volgarità? Può essere. Oh. Pisqua. Che fine ha fatto la piscuana, scusate? Oh. Aileen. Vieni. Secondo me abbiamo tipo rotto qualcosa facendo passare pure lei attraverso il buco.
L'aria in questa stanza è pesante. Vediamo un po'. C'è un altro biglietto che è comparso. Busta rossa, dentro ci sono una lettera e una piccola chiave. Anche tu hai visto quell'orribile mondo, quell'incubo orrendo. Ci sei risucchiato dentro? Non è più solo un incubo. Non ti smarrire lì dentro, se ti rifiuti di succhiare da adesso morirai. Ma c'è ancora speranza. Forse questa piccola chiave ti guiderà. Se hai visto la porta recante una placca, guarda oltre quella porta. La porta recante una placca. Guarda quella porta. Poi continua ad andare giù fino alla parte più profonda di lui e cerca la verità assoluta. 20 luglio, Joseph. Oh, Henry. Enrico. Have you been here the whole time? Yeah, and I didn't see any hole either. You just disappeared all of a sudden. Ah, ecco allora, vedi che allora non può passare attraverso il buco. I can't stay here, but I might know a way to save you. Do you know about someone named Joseph? He was the guy who lived in your apartment before you. I think he was a journalist or something. He disappeared about 6 months before you moved in. But toward the end, he started acting really weird. Yeah, he was doing an investigation about a religious cult and a man named Walter Sullivan. I got this letter from him. He told me to go down into the deepest part of him and to look for the ultimate truth. Let's do that. There must be something down there. Okay, I'll do it. You're the only chance I've got. You're the only chance I've got. Qui è rimasto il vomito per terra. Allora, ricapitoliamo un po'. Qui non c'era niente. La piscuana sta con me. Rivediamoci tutte le stanze. Qui c'era la stanza col muro che ti spiaccica. Aspetta. Così. Qui c'è la barra. E giustamente, saggiamente, non... Ah no, non si muove, stavo dicendo. Ma sta stanza... Cioè, sta cosa che cazzo serviva? This is a nightmare. It can't be happening. Oh, il mezzo, chi ti è morto. Qui la boccetta abbiamo trovato. Cristo morto. Qui c'è la capa tua. Guarda che bella. La tizia, cioè, è imperturbabile. Cioè non... Sta stanza non ho ancora capito a che serve. Stavo guardando a destra. Aspetta, dove? Colpi della pistola. Ma tipo dobbiamo scendere qui sotto, non ho capito. Zemba, mi sono perso, che devo fa? Infatti non l'avrei mai detto che era il cadavere di un uomo. Ce la fai, Elin? Le scale non proseguivano sotto, vediamo. No. C'è un'altra mostra qui. Un'altra mostra ruttante. Sta qua che mi fa prendere gli spaventi. Hai già preso l'ascensore? No. Oh.
E la chiave ce l'ho, ma non ho capito di cos'è. C'ho la piccola chiave, ma non ho capito di cos'è. L'hospital room. Ma no, che è Tarkov, raga. Ah. The boy that helped me. I wonder if he's okay. No, non dar retta al bambino. Tutto rotto, eccezione del pulsante. Ah, no, aspetta, aspetta. Ma sembrava tipo la toppa di una chiave. Ma la chiave ce l'ho, cioè l'ho presa quella del... La chiave è quella a serpente, quella che mi ha aperto la stanza dove c'era la tizia. La chiave che ho adesso... Piccola, normalissima chiave trovata nella busta rossa. La stanza del serpente era... Ora giù il passaggio è libero. Ottimo posto per morire, bruttissimi, spiaccicati. Ma io voglio usare la pistola. Oh, posso dire che è meglio il bastone. Cioè, la mazza. Se ne cade ruttando. Dai, che ho pure sprecato i colpi della pistola per voi. Posso lasciare Eileen tutta sola. E che cazzo di fine ha fatto Eileen? Eileen! Dove cacchio è quest'altra scema? Ok. Torniamo a casa e curiamoci, dai. Esatto. Margherita! Margherita! Allora, che è mo? Quindi devo ridare la borsetta a Eileen. C'era la Madonna. Era una casa molto carina. Mi avete detto tutti dagli la borsa, però a quanto pare non la vuole. La borsa la devi selezionare tu dall'inventario. What is this place? Ah, gliel'ho data, ok. Così può dare i bitch slap lei. Don't go too far ahead. E vieni. Sei. Quest'altra candela. I wonder if Joseph is still alive. Lo capiamo, andiamo prima a sinistra. Ma qui non siamo già stati. All'inizio, tipo. Preparati, dobbiamo correre le scale mobili al contrario. No. Cos'è? Non ho capito, questo cos'è? Questa sembra la stazione della metropolitana di South Ashfield, ma questo non sembra essere qui. Più forte di me, mi piace schiacciare sti cosi. Demo. Oh, basta allontanarsi a casa un secondo che ti arriva al mondo. Una busta sporco contiene una lettera e una chiave giocattolo. Una chiave giocattolo? Mamma, ti do questo, quindi svegliati presto. È dentro il mio trenino.
C'è un ritaglio di carta rossa infilato qui dentro. Ho trovato due misteri potenti artefatti che sembrano essere molto efficienti per sottolineare la candela santa e il medaglione del santo. Oltre ad essere molto efficaci contro i fantasmi, vittime dell'altro mondo, sembrano anche impedire che questi invadano il mio appartamento. Basta accendere la candela vicino al posto dove entrano e si attiva il suo potere divino. Se indossato e equipaggiato il medaglione del santo, sembra respingere energia malefica. In sede utile speranza. Ma le candele si consumano. San Giuseppe. Oltre a Sally, si è tolto la vita. È morto nella sua cella di prigionia per emorragia dopo essersi infilzato nel collo con un cucchiaio. Il suo corpo è stato sepolto in un cimitero appena fuori della sua città natale di Silent Hill, in una tomba senza nome. In seguito il suo nome diventò famoso in tutto il mondo perché sembrava che la sua serie di omicidi si fosse fermata a 10 su 21. Ma tre anni dopo trovarono un cadavere su cui incisi i numeri 12 su 21. Il decesso risaliva 6 mesi prima. In altre parole, quella persona era stata uccisa 2 anni e mezzo dopo il suicidio di Sullivan. In modo superando l'identico a quello di Sullivan. Dai, che dettaglio. Ognuna delle 10 vittime di Sullivan è stata trovata con il cuore asportato e tagli sul torace suturati in maniera esperta con del filo. La vittima 12-21 invece aveva ancora il suo cuore intatto. La polizia è convinta che si tratti di un copycat killer che sta seguendo questa pista. Tuttavia non ha ottenuto ancora alcun risultato. Recentemente è stata rinvenuta la vittima numero 13. Anche questo cadavere aveva il cuore intatto. La polizia ancora non ha indiziati. Io ho un po' di ipotesi. Poche persone conoscevano i particolari degli omicidi originali per poter copiare così tanta precisione il modus operandi di Sullivan. Prima devo andare a Silent Hill, al cimitero, vicino a quel bellissimo lago. Forse lì troverò una risposta. 11 giugno. Immagino tu sia un campione, Matomico. Ah, è lei. Madonna, sto già per menarlo. Mi ero dimenticato di averla lasciata qui. Che ho fatto? Ah, ho usato il medikit, non ci ho manco fatto caso. Ah, quella era la tizia che era morta all'inizio, mi sa. Ma quindi mo diventa un fantome pure lei. Fantasma con le tette. Brava tizia, dagliele! This looks like South Ashfield Station. Diamo le mazzate sul cazzo gigante. Don't go too fast. Eh sì, però pure tu muoviti. C'è qua un'altra candela. Proiettili d'argento. Van Helsing. Raga, ma qui devo usare i gettoni, quelli che avevo prima. Per l'altro buco. Madonna, non mi ricordo più da dove sono venuto. È da qui, però il buco dov'era? Sta qui. Provati anche la chiave. Ce l'ho già addosso la chiave giocattolo. Ma Zemba c'è ancora. Senti, la pistola è inutile comunque. No, questo non ce lo teniamo.
La bambina che serve? Boo. This looks like the station closest to our apartment. No, mi devo fare il passaggio da sotto. Da capo. Quadrupede di merda. Vieni qua. Vieni qua. C'è un frustino da cavallo qui. Vuoi prendere il frustino? Non dirmi che è un'arma. Hai il frustino. Ah, arma solo per Eileen. Leggero, facile da usare, con una girazione. Può fare molto male. Molto bene. Eileen. Tenghi. Please, don't leave me alone. E muoviti allora, cazzo! Pensavo non sarei più dovuto venire in sto posto di merda. Moneta sporca e imbrattata. Scommetto che non la posso pulire nel lavandino della cucina del mio appartamento. Viene una moneta imbrattata, Lord. No! Quest'altra cretina che è rimasta dietro. Oh, mi distrozza! Ho pure sbagliato porta, vaffanculo. Ma togliti di mezzo! Madonna, quell'altra pure che si perde, porco Giuda. Dov'è? Vieni! Madonna, quante mosse, sbrigati! Oh. Devo menare il cane. Senti, i miei proiettili della pistola sono inutili, porca miseria. Gesù, Eileen, Gesù, Eileen. Vieni. Oh, quel che ci volevo. Madò, comunque il fatto che devi aspettarla, la tizia, è snervante. Eileen! Sbrigati! Chi è mo? Qualche giorno dopo, Walter si è ucciso nella sua cella. Diversi inquilini hanno visto un uomo con i capelli lunghi e un cappotto... E un cappotto qui. Attraverso la sua finestra, Richard Baritin del 207, ha visto l'uomo spostare qualcosa di pesante e fare qualcosa nell'appartamento 302. Anche Sunderland, il custode, ha visto l'uomo col cappotto intorno all'appartamento 302 e ha confermato di aver trovato segni che qualcuno era stato lì dentro. 17 luglio. L'acqua almeno non te l'hanno tolta. Ah, quindi dobbiamo andare alla macchina. No, dobbiamo tornare indietro, merda. No, vai a fare le scale. I can't use a ladder with my arm like this. Affanculo. Non mi avrai. No. Mi ha avuto. Madonna, ha dei controlli orribili sto gioco, porca miseria. No, la bottiglietta. Vabbè. C'erano i fantomi che uscivano dal muro. No! Assa dove sta? Assa dove sta? Assa dove sta? Assa dove sta? Oh, siamo arrivati? Che è sta musica? Oh, tutto questo per far sto giro di Pep. Vediamo un po'. Cinzia ha lasciato dietro tutte queste cose. Sì. Non riesco a trasportare altre cose. Le murto du demonio. Rifacciamo sto giro di Pep. Come questo non posso usarlo qui? Ma così sono entrato, cazzo. C'è la macchinetta, mo col ecco.
chiave luogo del delitto. Chiave del distributore automatico. L'etichetta dice luogo del delitto. Merda. Ma dobbiamo andare a recuperarci la squinternata, però. Via! No! Non mi strappare i peli sul petto. No, io il senso dell'orientamento ce l'ho. Mi sto disperando a pensare al giro che devo fare. Ora devo uscire, andare giù, rientrare. Passare qui da sotto. Poi mo si esce. E la tizia dovrebbe stare qua. Dove l'abbiamo lasciata? Vediamo se c'è ancora. Oh, eccezionale. I used to live in North Ashfield. Ma ne me frega un cazzo, amica mia. No, non ce ne frega un cazzo. No, non ce ne frega nulla. Zitto, fammi parlare. Giù. Time goes by. So time. Salviamo prima che sia troppo tardi. Bene, adesso che dobbiamo fare? Come ce ne andiamo via? Raga, prima che faccia stronzate, da dove la devo scarrozzare mo la tipa? Don't go too far ahead. Oh Gesù, cammina. Aspettami qua di nuovo. Alla candela della candelora. Aspetta, io mi sono fatto tutto sto giro quando potevo passare attraverso la porta. Pisellone. Vado di nuovo ste scale mobili. Senti, io li ignoro i fantasmi. Allora, chiave del luogo del delitto dovrebbe essere questa. Oh. C'è qua a terra? Un oftalmoscopio. Così è una chiave. Manovella del treno. Manovella del treno della linea King Street. È come una chiave che serve per far funzionare il treno. Ah, ok. C'è tutto sto casino per prendere sta cazzo di manovella. Per poi rientrare. Come questo non posso usarlo qui. Oh. Ma raga, posso dire che sta parte mi sta rompendo il cazzo. Ma devi prendere lì. Eh sì, mo passiamo a prendere pure quella. È Lynch Street questa, sì. La manopola è di Lynch Street. Questa qui. King Street. Oh, senti, amica mia, fammi salvare prima. Poi ci pensiamo. Di circa una lunghezza. Ah, ma non ce n'è. Non ce n'è una sola di spada. Senti, lì stanno i fantomi. Non posso abbandonare Eileen. Le burt dei Lin ce l'ha fatta sta guagnette di merda. Scusate il francese. Come faccio a portarla qui sotto, Eileen? Seriamente, come si fa a portare qui sotto, Eileen? Si fa il giro da sopra i tornelli. Allora, risalviamo prima di tutto. Madomo, che ci penso, sta in culoni alla tizia. Che palle! Come non posso usarlo qui? Ma che cazzo stai a dire? Ci sono passato 6.000 volte qui.
vero, c'è sta scema che non può passare. Vabbè, facciamo così. Vieni e vedi di muoverti stavolta, non starmi dietro. Corri, stronza, corri! Mannaggiala! Gesù Maria, madre di Dio! Oh, allora. Beh, vedi se ti muovi. Senti, io non voglio vedere neanche che ho alle spalle, sinceramente. Dopo la tizia mi devo fare la scalinata. Mado. Tubo di piombo, best weapon del gioco, comunque. Quello gli ho voluto dare una mazzata speciale perché mi sta particolarmente sul piano. Oh, ci siamo tutti e due alla fermata, vieni. Non farti beccare che stanno i fantasmi. Muovi. No, 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 occhio attento che c'è Sadako. Vieni! Oh. Questo è quello di GTA 3. Madonna che emo. No, di nuovo in sto posto di merda. Beh ragazzi, per oggi finiamola qui.